serve un account moddato, vuoi aggiungere l'Axo o compiti moddati, non esitare a contattarmi, abbiamo i prezzi più bassi in Italia. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, All Gen, Next Gen e multipiattaforma. E se siete da PS, abbiamo anche gruppi PlayStation con cui collaboriamo. E adesso al nuovo video. Bentornati raga, qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, visto che hanno patchato la duplicazione, con l'attività non si può più fare, vi porto il metodo ragazzi senza attività, quindi full console funziona ovunque ragazzi. Iniziamo con i requisiti, come al solito ci serve l'agenzia ragazzi, un amico che ci dà una mano, ci servirà il Knight perché ci serve possedere lo Speedo Custom, vi dovete richiamare il com ragazzi prima di iniziare a fare il tutto, quindi iniziamo e entriamo dentro l'agenzia ragazzi e ci dirigiamo dove c'è la macchinetta ragazzi, quella delle bibite. Fondamentale raga, mettetevi rientro dentro l'agenzia e attivate tutte le attività, dopodiché cambiate la lobby in modo da spawnare all'interno dell'agenzia, in modo da avere dentro l'agenzia le attività visibili sulla mappa quando fate start. Quindi una volta che siete arrivati dal distributore ragazzi, bisogna fare questo trick: tenere il menu di pausa schiacciato, schiacciare la freccia destra e mollare il tutto. Praticamente dovremmo vedere il nostro avatar che fa l'animazione di bere mentre arriviamo in questa schermata con le attività. E quando arriviamo in questa schermata ragazzi, dovremmo avviare una di queste attività schiacciando quadrato e X se siete da Play o X e A se giocate da Xbox. Se vi dà l'attività come è successo a me in questo caso ragazzi, vuol dire che non siete riusciti a buggarvi, perché bisogna riuscire ad aprire l'attività nel menu di pausa ragazzi prima che l'avatar ha finito di bere la bibita. Quindi cambiamo sessione, mi raccomando rientro dentro l'agenzia in modo tale che quando siamo all'interno dell'agenzia abbiamo le attività visibili dal menu di pausa quando apriamo la mappa. Quindi torniamo al punto del distributore ragazzi, e una volta che siamo arrivati dal distributore dobbiamo fare il trick di prima. Mi raccomando ragazzi, dovete essere veloci, può capitare che vi dia che l'attività è stata annullata, che vi dà quell'errore, voi dovete essere veloci a richiudere e riaprire finché non trovate l'attività che funziona. Io ho trovato l'attività che funziona e come potete vedere in basso a destra mi è rimasto il caricamento buggato ragazzi e non si è avviato assolutamente niente. Quindi adesso tornate di sotto, andate dalla reception ragazzi e dovete mettervi davanti al bancone. Non vedrete nessun tastino da schiacciare, ma voi dovete spammare freccia destra e A assieme continuamente finché non vedete questo caricamento. Il risultato sarà che vi aprirà l'attività che volevamo startare prima dal menu di pausa. Noi semplicemente dobbiamo uscire schiacciando B o cerchio se siete da play ragazzi, e il gioco è fatto, saremo praticamente buggati. Ora per continuare il glitch, come al solito dobbiamo richiederci il veicolo personale dai veicoli dal menu interazione, e se ci spawna in quel punto preciso della mappa dove c'era il vecchio punto scambi, vuol dire che ci siamo buggati nella maniera corretta. Adesso vi faccio vedere come proseguire con la duplicazione ragazzi, ma prima vi ricordo che chi si bugga ragazzi è l'amico che aiuta a duplicare. Quindi iniziamo con il glitch. Quindi raga, chi duplica chiamerà subito il suo com e lo metterà fuori dalla agenzia. A questo punto, quando avrà richiamato il suo com, si richiamerà anche lo Speedo Custom ragazzi. Mi raccomando, questa è la parte di chi duplica. A sto punto fate salire l'amico buggato sopra il vostro Speedo Custom ragazzi. Una volta che il vostro amico è al posto di guida, fate dai veicoli, dal menu interazione, manda veicolo al deposito. E come potrete vedere, il veicolo non andrà al deposito e il vostro amico rimarrà dentro buggato. A questo punto dovete entrare dentro l'agenzia ragazzi e sistemare le macchine per duplicare come nel video precedente ragazzi.
Quindi lasciate un like, lasciate un commento, ragazzi. Iscrivetevi in tutti i miei gruppi di Telegram. Se volete essere aggiornati sui miei video, attivate la campanellina. E se volete avere agevolamenti su GTA 5 Online, attivate gli abbonamenti. Quindi, ragazzi, mettiamo il veicolo che vogliamo duplicare in questa maniera vicino alla serranda e mettiamo il secondo veicolo in questa maniera per bloccare la porta. Andiamo davanti alla serranda e schiacciamo Y e A assieme se giochiamo da Xbox, o triangolo e X se giocate da Play. Se uscite con il veicolo, vuol dire che avete fatto tutto correttamente, raga. Adesso non ci resta altro che chiamare il veicolo che vogliamo sacrificare. Quindi apriamo il telefono e dal meccanico andiamo a richiedere semplicemente un veicolo che vogliamo bruciare. Io brucerò questo veicolo, ragazzi. Una volta che abbiamo chiamato il veicolo, aspettiamo circa 10 secondi che il nostro amico ci dica che la sua minimappa, ragazzi, inizia a lampeggiare. Comunque sia, dopo 10 secondi che avete richiesto il veicolo, gli dite al vostro amico di scendere dallo Speedo Custom. Una volta che il vostro amico scenderà dallo Speedo Custom, a noi, regà, ci cambierà la targa del veicolo e questo sarà un veicolo duplicato. Adesso non ci resta altro che portarlo dentro al COM, ragazzi, per salvare il veicolo. Se volete continuare a duplicare, ragazzi, non vi resta altro che, una volta usciti dal COM, semplicemente richiedere lo Speedo Custom, andare di nuovo dal vostro amico, fare salire il vostro amico sullo Speedo, rientrare dentro l'agenzia e fare tutto l'ultimo procedimento da capo. Ragazzi, questa duplicazione è massiva, farete circa una macchina al minuto, approfittatene prima che si faccia il glitch e sbada bam, regà, al prossimo video, buona visione.